In questo momento cosa c'è di meglio di un ottimo purificatore d'aria? Beh, ovviamente due ottimi purificatori d'aria. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi insieme al nuovo Xiaomi Air Purifier 3H. Si tratta di uno dei purificatori d'aria più venduti sul mercato che rispetto al vecchio modello, il 2H, è ancora più efficiente e meno rumoroso. Rispondo subito alle due domande che sicuramente mi starete per fare. La prima è sicuramente: Michele, ma a cosa serve un purificatore d'aria? Beh, semplicemente serve a rendere più pulita, più salubre l'aria che respiriamo tutti i giorni, ovvero quella di casa nostra. La seconda domanda è: Michele, ma funzionano davvero i purificatori d'aria oppure no? Beh, per rispondere a questa vostra seconda domanda, che in realtà ho fatto io, ma lo so che me l'avreste chiesto, vi mostro il purificatore d'aria che ho utilizzato fino ad oggi in casa mia. Questo piccolo Alpha Wise che vi ho già recensito qualche mese fa, trovate il video nel link nella scheda qui in alto a destra. Prima però mettiamoci la mascherina perché non lo apro da almeno 3 mesi. Guardate ragazzi quanta polvere ha intrappolato questo piccolissimo purificatore d'aria che, nonostante tutto, è grande un terzo rispetto a quello nuovo della Xiaomi. E passiamo ora a vedere il vero Xiaomi Air Purifier 3H. Un purificatore d'aria quindi è in grado di pulire e alleggerire l'aria, rendendola simile all'aria di montagna. Rimuove batteri, smog, muffa, fumo, quindi adatta anche nelle case dei fumatori. E inoltre sono in grado di intrappolare, quindi rimuovere dall'aria che respiriamo in casa nostra, i virus. Questo non lo dico io che sono un totale ignorante in materia, ma ci sono tantissime pubblicazioni e ricerche in merito. Io faccio il mio esempio da asmatico, ho sempre sofferto di tante allergie in questo periodo, ma da quando uso i purificatori in casa davvero riesco a vivere e respirare molto meglio. Ora però apriamolo così ve lo mostro più da vicino. Questo è il secondo che ordinato per i miei genitori, quindi è ancora bello pulito rispetto a quello che ho a casa. Opla! Eccolo qui, guardate quanto è bello. Nella scatola non abbiamo nient'altro a parte il manuale di istruzioni. Un manuale che ci mostra la guida rapida per il primo utilizzo con il QR code per scaricare l'applicazione. In quanto questo, come ogni prodotto Xiaomi che si rispetti, è un prodotto smart che si integra perfettamente nella domotica di casa nostra, essendo compatibile con Alexa e Google Home. Il manuale vero e proprio invece è completamente tradotto in italiano e questa è una cosa fantastica, dategli una bella lettura. Il purificatore in sé presenta sulla parte frontale un piccolo display OLED, la grossa griglia da cui va a catturare l'aria da tutte le direzioni, che poi fuoriesce purificata dalla parte superiore. Sul retro invece abbiamo un tastino per accendere e spegnere il display frontale. Questo è il sensore laser, cuore pulsante di questo dispositivo, in grado di misurare la qualità dell'aria tramite un indicatore di polveri sottili PM2.5, che vi spiegherò tra poco come leggere correttamente. Andando ad aprire questo sportello, accediamo al vano principale, dove troviamo il cavo di alimentazione con presa italiana. E attenzione, perché questo l'ho comprato da Banggood, quindi da un negozio cinese, ma nonostante questo ci arriva la versione italiana. E questo qui grigio è il filtro vero e proprio. Guardate quanto è grande! Solo lui è più grande del mio vecchio purificatore d'aria. La parte più esterna è composta da un filtro HEPA H13, quindi uno dei più recenti. Invece al suo interno troviamo un secondo filtro a carboni attivi. Quindi l'aria inquinata da fumo, smog, batteri, virus entra nel purificatore tramite queste griglie, queste feritoie, attraversa il grosso filtro in cui restano intrappolate tutte le sostanze nocive e l'aria stessa fuoriesce
purificata tramite la ventola superiore. Il funzionamento, come avete ben capito, è davvero molto semplice, ma molto efficace. Se in passato avete già cercato in rete questi purificatori d'aria della Xiaomi, vi sarete resi conto voi stessi che il marchio cinese produce tre diversi filtri per il suo purificatore d'aria 2H e 3H. Il primo è questo grigio sulla versione 3H e blu sulla versione 2H, un filtro che è un mix funzionale per ogni situazione. Il secondo tipo di filtro è quello viola, sarebbe una variante più antibatterica. E infine la terza variante è quella verde, pensata se questo purificatore d'aria deve essere posizionato nella casa di una famiglia magari di forti fumatori, è pensato quindi per rimuovere maggiormente il fumo dall'aria. Lui ha una vita, una durata, autonomia che va dai 6 ai 12 mesi, in base al vostro utilizzo. Se lo usate ogni giorno alla massima potenza, ovviamente lui andrà a sporcarsi prima. Sì, potete un po' pulirlo, ma una volta che la parte interna sia ormai impregnata di sostanze nocive, va cambiato assolutamente. Non fate lo sbaglio di tenerlo sporco, magari pulendolo solamente con un pennello, perché magari fuori sembrerà bello pulito, ma dentro è sporco. E un filtro sporco non riesce più a filtrare correttamente l'aria e quindi diventa, per assurdo, dannoso. Fortunatamente però lui, tramite il piccolo display, ci comunicherà quando il filtro sarà da cambiare. Dimenticavo una cosa importante: nella parte inferiore troviamo un chip passivo RFID che permette al purificatore d'aria di riconoscere quando abbiamo montato un filtro originale, quindi affidabile. Vi do un piccolo consiglio: se notate che il sensore laser dà dei numeri un po' sballati, potete pulirlo facilmente. Come? Mettete il dito qua sotto e tirate lo sportellino indietro. Come vedete, si staccherà. E in questo modo potete andarlo a pulire facilmente. Ora colleghiamo la presa elettrica, così vi mostro le informazioni del display. Eccolo lì, che si sta già accendendo. Abbiamo questo singolo tasto touch da premere. Logo Mi. Stato del filtro. Funzionale ovviamente al 100%, in quanto questo devo ancora utilizzarlo. Perfetto. Questo numero grande, 003001 in questo caso, va a monitorare la qualità dell'aria. Sono le polveri sottili PM2.5 di cui vi parlavo poco fa. Più basso è questo numero, meglio è. Nel mio locale abbiamo una cifra davvero bassissima, inferiore a 10. Questo significa che l'aria qui dentro è pulita e salubre. Ad esempio, a casa mia, quando l'ho installato la prima volta, il livello medio era attorno ai 40, che poi dopo un paio di giorni di utilizzo si è abbassato sui 7-8, quindi ha fatto egregiamente il suo lavoro. Lui riesce a coprire fino ai 48/50 metri quadri. Io, non abitando in una casa grandissima, l'ho posizionato al centro del mio corridoio ed è riuscito senza problemi a purificare l'aria di tutto il mio appartamento. Questo display OLED, nonostante sia piccolino, è perfettamente leggibile, molto chiaro, molto bello da vedere, da consultare. Ci mostra, oltre alla qualità dell'aria PM2.5, anche la temperatura interna, in questo caso di 17 gradi e io sto a mezze maniche, e anche l'umidità pari al 49%, quindi va bene. Premendo il tasto andiamo a commutare la potenza del purificatore d'aria, che ora è impostata su automatico, e io vi consiglio di lasciarlo su automatico perché lui si autoregola in base alle esigenze. Se aprite magari le finestre di casa vostra, quindi entra aria un po' sporca, lui lo percepisce, cioè lo capisce e riesce ad adeguare la potenza della ventola. Comunque, se volete, potete agire manualmente andando a modificare la potenza da modalità notte, che è ancora più silenzioso dell'automatico. Per farvi capire quanto lui sia silenzioso, ora è acceso. Sentite qualcosa? Potenza 1 ed è ancora silenziosissimo. Potenza 2. Potenza 3. Inizia a vibrare il tavolo e passiamo infine alla potenza massima, che è rappresentata, non so perché, da un cuore. Ecco, questa è una potenza davvero elevata. Vedo che la sentiate anche voi. E come avete visto, alla potenza massima è davvero potente. Non so il dato esatto, ma mi sembra che lui sia in grado di smuovere una quantità d'aria
pari a 500 metri cubi d'aria. Quindi davvero tanta tanta roba. E inoltre anche esteticamente secondo me è davvero bello, stile minimal classico di Xiaomi. La base è piccola, siamo all'incirca sulle dimensioni di un foglio A4, invece è ovviamente abbastanza alto, ma lasciato in un angolino della stanza, del salotto, del corridoio, secondo me è un bel oggetto da vedere. Un'altra sua chicca è la presenza dell'applicazione, che ovviamente non è fondamentale, già il display ci mostra tutti i dati utili, però è davvero simpatica. È integrata in Xiaomi My Home e ci permette magari di attivare o disattivare il purificatore d'aria quando siamo fuori casa o impostare dei timer di attivazione. Comunque ve la faccio vedere subito. Quello che vedete nell'applicazione non è lui, ma bensì il purificatore d'aria che ho installato a casa mia e che connesso tramite wifi alla mia rete domestica. In questo modo posso rendermi conto della qualità dell'aria in casa mia, che ora è molto pulita, aria interna eccellente. L'aria e l'umidità nella mia abitazione, rispettivamente 21 gradi e 43%. Posso anche disattivare il purificatore d'aria a casa mia o andare ad attivarlo e impostare manualmente la sua potenza, quindi anche alla potenza massima, o impostarlo in questo modo manualmente tramite questa comoda slide, e lui ci indica anche la copertura stimata del purificatore. Il filtro è al 98%, 144 giorni di autonomia utilizzandolo alla potenza massima, quindi niente male. Possiamo pianificare l'accensione e lo spegnimento. Io ho impostato che si attiva alle 6 di mattina e si spegne alle 23:30 di sera di ogni giorno, ma volendo possiamo impostarlo come preferiamo. Possiamo attivare o disattivare il suono di notifica, che è un po' molesto, è un po' forte, però si può rimuovere tramite l'applicazione. Impostare se la luce del display deve essere accesa, soffusa o disattivata, controllo dei genitori per evitare che qualche bambino ci vada a giocare, e notifiche di malfunzionamento in caso il motore, qualche componente non dovesse funzionare. Applicazione, come avete visto, molto semplice, interfaccia pulita, piacevole da utilizzare, anche se non essenziale. Se non avete una connessione internet in casa, non preoccupatevi, potete usarlo tranquillamente. Se avete la connessione internet invece, oltre all'applicazione, potete collegarlo ad Alexa e Google Home, quindi per accenderlo e spegnerlo tramite un comando vocale. Comodo. Vi racconto un aneddoto, amici. Io sono rimasto molto sorpreso, stupito da questo prodotto che ho impostato con potenza automatica, quando l'altro giorno in casa mia abbiamo iniziato a friggere e in pratica lui, dopo pochi minuti dall'inizio della frittura, direi dopo pochi secondi, ha rilevato un aumento di sostanze nocive, smog. Non so se la frittura genera sostanze nocive, ma a questo punto credo proprio di sì. È passato dai 5-6 di media a 300-400 PM2.5. Cosa ha fatto? In autonomia ha aumentato esponenzialmente la potenza del suo motore, andando a rimuovere in pochi minuti l'aria pesante della frittura e anche il cattivo odore della frittura. Insomma, fantastico. Mi dispiace solo di non riuscire a comunicarvi tramite un semplice video quanto lui sia in grado di rimuovere velocemente i cattivi odori dalla casa e anche di rendere l'aria molto più leggera, pulita, meno pesante. Da quando io utilizzo i purificatori d'aria davvero vivo meglio. E sono sicuro che chiunque di voi stia guardando questo video e in casa ha uno di questi, mi darà ragione. Quindi ragazzi, appurato che lui funziona alla grande, è potente, silenzioso, efficiente, cosa manca? Beh, ovviamente il prezzo. Quanto costa? Beh, a dire il vero, nemmeno tanto, anzi, è abbastanza economico. Specialmente se prendiamo a paragone i modelli della Dyson, che partono dai 400-500 euro in su. Lui, lo Xiaomi Air Purifier, perdonatemi la pronuncia, 3H, costa dall'Italia tra i 200 e i 250 euro su Amazon, mentre dalla Cina, io l'ho comprato da Banggood, lo pagate tra i 150 e i 180 euro. Vi lascio come sempre i link per acquistarlo o da Amazon o da Banggood o da qualsiasi altro store qui sotto in descrizione video, insieme ai coupon. Coupon che vi ricordo non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi, specialmente per questi prodotti molto richiesti,
ma io li pubblico sempre aggiornati sul nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals, che trovate linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che come sempre tutti i nostri video, live, recensioni, anteprime, voli, quello che è, insomma, è tutto gratuito per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Vi consiglio questo purificatore d'aria della Xiaomi? Beh, assolutamente sì! Compratelo se volete, se potete, e credetemi, vi cambierà la vita. Ovviamente questo non significa che se voi avete l'asma come il sottoscritto, lui è in grado di guarirvi. No, assolutamente no, ma vi migliora notevolmente la qualità della vita. Come si dice in questi casi, provare per credere. Bene ragazzi, direi che questo è davvero tutto. Se avete dubbi o domande, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E mentre io mi godo questa aria più pulita, vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo video, ovviamente sempre qui su Addicted to Tech. Ciao amici!